È un'attività conoscitiva che noi stiamo facendo in tutto il territorio nazionale e raccogliamo informazioni e stiamo appunto appurando tutte le varie eventuali criticità. A noi interessa in particolare in questo momento anche la risposta sanitaria o farmacologica che c'è nelle varie strutture. Quindi ripeto, un'attività conoscitiva in situazioni varie che vediamo sui territori nazionali. In questo momento lo Stato dà una risposta unitaria. Noi abbiamo chiamato anche qui l'avvocatura e tutte le componenti dello Stato, polizia penitenziaria, carcere, ci siamo visti col prefetto, con il questore, la magistratura di sorveglianza. Questo è il momento in cui lo Stato reagisce unitariamente e il nostro compito è quello di sollecitare risposte. Ci sono anche 212 tentativi di suicidio all'inizio dell'anno, sventati, molti dei quali sventati anche dalla polizia penitenziaria, dalle strutture carcerarie, dagli operatori. Ci sono atti di autolesionismo, moltissimi atti di autolesionismo all'inizio dell'anno, aggressione alla polizia penitenziaria. C'è una situazione che richiede una risposta da parte dello Stato. In questo momento tutte le componenti dello Stato si stanno attivando e questa è la risposta sanitaria o farmacologica. Per noi è importante perché uno degli elementi da valutare sia nei suicidi, sia negli atti di autolesionismo, sia nei tentativi di suicidio. Il governo ha già stanziato fondi per il potenziamento della polizia penitenziaria e delle strutture carcerarie, anche per la parte cosiddetta muraria delle strutture, ma anche ci sono concorsi che saranno fatti a breve. Vi esorto a fare una cosa, anche da chiedere informazioni anche all'autorità garante, ad avere un circuito informativo che veda le criticità e noi segnaliamo, ma anche le cose positive che si sta facendo e che lo Stato sta facendo unitariamente. Noi diamo informazione come autorità garante, chiedetecele anche su singole questioni e sugli interventi, perché il circuito informativo in questo momento è importante, perché nei momenti di difficoltà e di tensione bisogna anche stare attenti alle informazioni che si danno. E le informazioni che noi diamo sono dettagliate, precise, e da noi avrete informazioni anche su questi temi. Lo Stato sta rispondendo unitariamente e noi sollecitiamo come autorità garante questa risposta e veniamo nelle singole realtà proprio per fare questo. In particolare ora questa prima risposta sanitario-farmacologica che per noi è fondamentale.